Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Credi nella tua storia. Io sono Michela Vitrani e oggi parliamo di cos'è il self-publishing e come funziona. Questo è un quesito che moltissimi autori che vogliono pubblicare i loro libri sono interessati a esplorare e in questa presentazione ne parlerò in dettaglio. Prima di iniziare voglio ricordarvi che se siete interessati a esplorare un pochino di più i temi di book marketing e self-publishing, potete scaricare una guida gratuita su questi argomenti. Basta che cliccate il primo link nella descrizione di questo video. Volevo anche accennarvi che ovviamente in questa presentazione non potrò parlare di tutto quello che riguarda il self-publishing, quindi ho deciso di dividere, l'argomento che riguarda un pochino di più lato book marketing e ne parlerò nel video Come avere successo con il self-publishing, in cui esplorerò temi un pochino più specifici, come scrivere un libro per il mercato, il commissionare una copertina, come avere una presenza solida online, come vedere la mailing list e per quale motivo è importante per un autore indipendente, e l'importanza del giorno d'oggi per un autore indipendente della fare pubblicità, dell'advertising, e parlerò anche di come promuovere il vostro libro, di quali sono gli elementi chiave che possono aumentare la visibilità, ovviamente, della vostra opera e di come riconoscere alcune coordinate che possono aiutarvi a creare un libro che sia più competitivo. Ora, in questa presentazione tratterò principalmente di questi temi, parlerò di cos'è il self-publishing, quindi dando una definizione abbastanza generica, perché ovviamente è un argomento molto grande, però che spero vi aiuti a capire di che cosa si tratta e per quale motivo è differente dall'editoria tradizionale. Parlerò di quali sono i passaggi chiave per pubblicare indipendentemente, quindi di cosa vi serve se siete interessati ad intraprendere questa rotta, cosa effettivamente vi serve per pubblicare indipendentemente. Mi concentrerò poi su parlare di dove potete vendere questi libri online e in quali formati, quanto si guadagna. Parlerò di Amazon Kindle Direct Publishing, quindi Amazon KDP, e per quale motivo è un elemento molto importante nell'arsenale di un autore indipendente. Parlerò poi dei vantaggi del self-publishing, ma anche degli svantaggi. Definiamo adesso il concetto di self-publishing. Che cos'è il self-publishing? Il self-publishing è il processo attraverso il quale un autore produce, pubblica e promuove autonomamente il proprio libro senza l'intermediazione di una casa editrice tradizionale. Questa è una definizione molto generica, però vi deve aiutare a capire che qui stiamo parlando proprio di un concetto che è diverso dall'editoria tradizionale, in cui c'è una squadra di persone che seguono lo sviluppo del vostro libro. Qui è un po' una one-man operation, cioè siete voi dietro al volante, voi prendete tutte le decisioni. I rischi sono vostri, ma anche i potenziali vantaggi. Ora, cosa serve per iniziare con il self-publishing? Ovviamente serve un libro che è completo e che sia corretto, ovviamente, in maniera professionale. Serve una copertina di qualità, serve una quarta di copertina che cattura il lettore del genere che state vendendo, vuol dire una quarta di copertina che è interessante se scrivete epic fantasy per lettori di epic fantasy, non di romance. Serve poi che formattiate il vostro libro. Una persona che è interessata a vendere il suo libro, per esempio, su Amazon, ha bisogno di, non può caricarlo in formato Word, per esempio, o Pages, deve caricarlo in formato PUB per gli ebook e PDF per il formato cartaceo. Serve anche un ISBN, quindi International Standard Book Number, per le persone che vogliono vendere in libreria. Ci sono altri motivi per cui avere un ISBN è utile, però questo è uno dei motivi maggiori. Serve poi una piattaforma di distribuzione online, e questo può essere l'Amazon Kindle Direct Publishing di cui accennavo prima, ma anche altre piattaforme come Kobo Writing Live, potete utilizzare Google Play, Apple iBooks, quindi un tramite che
che vi permette di scaricare il vostro libro e di venderlo in questi negozi online. E poi una strategia promozionale e di advertising. E questa è una cosa di cui non mi potrò concentrare in questo video, però ne parlerò un pochino meglio nei video successivo. Proprio riguardo di Amazon KDP, che è una di quelle piattaforme di pubblicazione più grandi di cui vi parlavo, volevo farvi sapere che ho già pubblicato un video che parla di come pubblicare il vostro ebook passo passo su questa piattaforma, in cui parlo di come ottimizzare la pubblicazione, di categorie, di keywords, di quarta, di prezzo. Se siete interessati o volete pubblicare il vostro ebook su Amazon, vi consiglio di andare a vedere quel tutorial. Ora, quali sono i passaggi chiave del self-publishing? Cosa bisogna fare per la pubblicazione? Queste sono cose che ovviamente un autore indipendente, che è un autoeditore, deve tenere a mente come linea guida per capire qual è il percorso che deve seguire. Il primo punto che ho messo in questa lista è scrivere un libro che il pubblico target vuole leggere. Cosa intendo per pubblico target? Ovviamente le persone per cui noi stiamo scrivendo il libro. Prima facevo l'esempio di epic fantasy, ma posso anche fare l'esempio di romance o di saggistica. Dobbiamo avere in mente per chi stiamo scrivendo quel libro e questo ci può aiutare. Anzi, ci aiuterà sicuramente nella fase di promozione, perché sapremo poi questo libro che abbiamo creato davanti chi lo dobbiamo mettere. Il secondo passo è la revisione e correzione di bozze per garantire la qualità. E questa è una cosa che non mi stanco mai di ripetere. È importante che dopo che un autore ha finito di scrivere il libro, lo ha corretto una, due, 150.000 volte, ha comunque bisogno di altre persone che lo aiutino a rifinire quel manoscritto, a correggerlo. Parlerò in altre istanze di persone come beta reader, alfa reader, proofreader, editors, ma per ora è importante che sappiate che l'autore ha bisogno di altri occhi per valutare, correggere, limare questo lavoro. Terzo passo, copertina professionale per attirare l'attenzione dei lettori giusti, ovvero se scriviamo un romance, dobbiamo fare in modo che la copertina attiri i lettori di quel genere. Non deve essere una cosa che confonde, non deve, se sto scrivendo, come dicevo, un romance, attirare lettori di thriller o epic fantasy, deve essere un modo, un faro che segnala ai lettori giusti questo è il vostro libro e ne parleremo più in particolare in futuro. Quarto passo, preparare il libro per la pubblicazione digitale e o la stampa, e questo può ovviamente ricondursi al fatto di creare la versione PUB o alla versione PDF del libro che poi verrà scaricata su uno dei negozi online. Categorie, parole chiave o keywords in inglese sono alcuni elementi che aiutano i rivenditori come Amazon o Kobo a inserire questo libro nello store. Se una persona mette sul motore di ricerca interno di Amazon qualcosa, qualche parola, qualche concetto, una frase che parla di romance, o se stai scrivendo fantascienza o thriller, dobbiamo cercare di dire a Amazon: guarda, attira queste parole chiavi, dovrebbero attirare i lettori che stanno cercando romance sul mio libro. Quindi sono degli elementi che aiutano a collegare i lettori al vostro libro, ma soprattutto aiutano Amazon o gli altri negozi online a capire che libro avete scritto, dove deve essere messo, in quale categoria. Quindi è un modo per sistematizzare meglio la vostra opera nello store. Il sesto passo è caricare il libro sulla piattaforma scelta. E prima vi facevo l'esempio del tutorial in cui vi spiego come caricare un libro su Amazon KDP, ma ho anche creato altri tutorial che spiegano come caricare lo stesso libro su, per esempio, Draft Digital, su Google Play, su Kobo Writing Life. Quindi ci sono dei processi. Ogni negozio è leggermente differente, ma più o meno il processo di pubblicazione è simile. Impostare il prezzo, ovviamente dovete decidere a quale prezzo venderete la versione ebook o cartacea del vostro libro. E ovviamente qui ci sono delle linee di pensiero e filosofie solo su questa cosa del prezzo.
si potrebbe creare una presentazione a sé stante, e poi il punto numero 8 è quello delle recensioni. Le recensioni sono importanti per far capire al potenziale cliente che sta facendo browsing sulla pagina prodotto del vostro libro che cosa ne pensano gli altri lettori. Se questo libro effettivamente fa a caso suo. E volevo anche segnalarvi che ho creato un altro tutorial che parla proprio delle recensioni e di come ottenerle in modo onesto. Se siete interessati a esplorare questo tema, vi invito ovviamente ad andare a vedere questo video in cui parlo brevemente del motivo per cui avere recensioni oneste è importante, cosa Amazon proibisce oppure permette di fare per quanto riguarda le recensioni, e vi farò anche un esempio del motivo per cui le recensioni in generale sono importanti come mezzo per fare marketing, ma anche per far capire ai lettori che tipo di libro avete scritto. Ora, dove si può vendere il vostro libro utilizzando il self-publishing? Una delle domande che si fanno ovviamente le persone che vogliono pubblicare indipendentemente è: ok, ho questo libro, adesso dove lo pubblico? Ora ci sono diversi modi in cui voi potete rendere disponibile il vostro libro in formato ebook o cartaceo, audiobook, eccetera. Potete renderlo disponibile in quello che la maggior parte delle persone chiamano modo diretto, ma in realtà io definisco diretto tramite e vi spiegherò fra un secondo il motivo. Potete distribuirlo quindi in modo diretto tramite su Kobo, Amazon, Google Play, Apple eBooks. Quindi scaricate il vostro libro su una di queste piattaforme che poi metteranno ovviamente sullo store la vostra opera e daranno la possibilità ai lettori di leggerlo o di scaricarlo. Secondo modo, attraverso un aggregatore come Draft2 Digital, che praticamente sarebbe invece di andare in ogni negozio singolo, Draft2 Digital è chiamato aggregatore perché vi permette di scaricare quella vostra copia soltanto su questa piattaforma Draft2 Digital, e poi è Draft2 Digital stesso che si occupa di distribuirlo su Kobo, Amazon, Google Play, iTunes e una dozzina di altri negozi, ma anche librerie diverse. Quindi non dovete fare quel lavoro amministrativo di andare in 5-6 negozi diversi a fare uploading dello stesso libro. Se per esempio dovete fare, immaginate, una correzione di alcuni refusi, se utilizzate il modo diretto tramite, dovete andare su ognuna delle back-end di Amazon, di Kobo, di Google Play, eccetera, e cambiare ogni volta quel file. Invece su un aggregatore come Draft2 Digital, voi vi cambiate quell'unico file e Draft Digital si preoccupa di distribuirlo cambiato su tutte le piattaforme. E Draft Digital utilizza un modello in cui pagate a percentuale, quindi se non sbaglio adesso si prende Draft Digital 10% se vendete il vostro libro, ma non ci sono costi che voi dovete, in cui voi incorrete. Quindi dal punto di vista, se non vedete neanche una copia, comunque Draft Digital vi dà la disponibilità di utilizzare la sua piattaforma, ma ci sono anche altri aggregatori come Publish Drive in cui invece pagate un certo prezzo e pagate sempre solo quello. Quindi dipende dalle vostre esigenze, ovviamente dal vostro budget. Terzo modo, quello che io chiamo diretto puro, praticamente state vendendo direttamente il vostro libro al lettore, quindi per esempio dal vostro sito internet o da un negozio online come Shopify, voi tenete tutti i guadagni. Purtroppo il problema è che è molto più difficile convertire il traffico che mandate alla vostra pagina del sito internet o di Shopify e magari di convincere le persone a comprare il vostro libro. Amazon è ovviamente un rivenditore che tutti conoscono e di cui tutti si fidano. Non è sempre invece così per un autore magari che è sconosciuto. Andate in un sito sconosciuto e vi chiede qualcuno di darvi le coordinate della vostra magari carta elettronica. È una cosa che diciamo che è una barriera aggiuntiva a quel purchase, a quell'acquisto. Quindi questo è il diretto puro e nella mia esperienza lo fanno in gran parte autori che sono già affermati o che hanno già un seguito molto forte. E quarto punto,
Voglio ricordarvi che questi non sono gli unici modi di distribuire e quindi anche di guadagnare dei vostri libri, ma sono i più utilizzati. Parlerò in futuro di altri modi per guadagnare attraverso il self-publishing che non riguardano necessariamente il vendere libri, ma per adesso sappiate che il modo diretto tramite, il modo utilizzando un aggregatore, quello diretto puro, sono i metodi più utilizzati per distribuire il vostro libro via internet e ovviamente guadagnare. Se siete interessati a esplorare un pochino meglio il tema della pubblicazione e della distribuzione, ho creato un tutorial che si rifà a questo argomento. Quindi, se volete, per esempio, utilizzare Amazon soltanto per pubblicare il vostro libro e inserirlo in un programma speciale che si chiama KDP Select, che vi dà la possibilità di promuovere e di avere più visibilità organica, oppure utilizzare il metodo wide, ovvero distribuire nel maggior numero di piattaforme possibile, vi invito ad andare a vedere anche questo video. Ok, numero 4. Quanto si guadagna con il self-publishing? Ora, quando uno scrittore interessato a pubblicare indipendentemente fa questa domanda dei guadagni, solitamente si sente rispondere qualcosa del genere. Può essere dal 35% al 70%. Questa è una risposta che va bene, ma non è specifica al 100%, e perché negozi, per esempio, come Amazon, si prendono anche un altro taglio dalle vendite, che può arrivare per esempio nella forma di delivery fee. Quindi, per esempio, se il vostro ebook ha molte immagini, è molto pesante, Amazon si prenderà una percentuale maggiore degli incassi dalle vostre royalty. Ovviamente poi ci sono altre cose come tasse, ci sono diverse altre voci che solitamente non vengono citate, ma io volevo qui almeno accennarle per farvi capire che non è che prendete il 35% pulito o il 70% pulito, dovete poi fare i compiti a casa e dipende dal libro che pubblicate, dalla piattaforma che utilizzate. Infatti, quando vi accennavo che la percentuale delle vendite solitamente è tra il 35% e il 70% del prezzo di copertina, questo dipende solitamente da tre componenti più importanti. La prima è dalla piattaforma. Se pubblicate su Amazon o su Draft Digital o diretto o su Kobo, potrebbe esserci una differenza anche sostanziale dal punto di vista di royalty che prendete. Il prezzo è anche importante su Amazon. Per esempio, se voi mettete un libro a 0,99 centesimi, voi guadagnate il 35%. Se ne mettete uno a 25 euro, guadagnate il 35%. Se ne mettete uno che costa da 2,69 euro a 9,99 euro, guadagnate il 70%. Questo non è vero, per esempio, su Kobo, dove se voi mettete lo stesso libro che costa 25 euro, guadagnate il 70%. Quindi dipende anche dalle scelte che voi fate per la distribuzione, ovvero dove mettete in vendita questo libro. Diretto tramite, diretto puro, aggregatore. Ora, un altro tema importante, dove, tra parentesi, con tutta probabilità verranno venduti la maggior parte dei vostri libri, ancora, tra parentesi, almeno all'inizio. E qui parliamo di un tema che tende a dividere abbastanza gli autori indipendenti. Parliamo di Amazon Kindle Direct Publishing. Se non l'avete mai sentito, è la piattaforma di self-publishing per la gestione dei libri di proprietà ovviamente del negozio Amazon, quindi di Jeff Bezos. Una cosa interessante da considerare da questo punto di vista è che è molto probabile che se siete all'inizio venderete la maggior parte dei vostri libri su Kindle Direct Publishing, semplicemente perché nella maggior parte delle nazioni, diciamo così, tra virgolette, più ricche ha una presenza più grande, più forte, più antica rispetto ad altri rivenditori. Questo non è sempre vero. Per esempio, Kobo ha una share di maggioritaria in una nazione come il Canada, quindi non è sempre vero, ma Stati Uniti, Italia, Germania, Regno Unito, in questi paesi ha sicuramente la maggioranza
almeno delle vendite di ebook, che ebook sono solitamente dove la maggior parte di autori indipendenti guadagna di più. KDP è per questo motivo una delle piattaforme più utilizzate dagli autoeditori di tutto il mondo. Autoeditore è un altro modo per dire self-publisher, e permette di pubblicare ebook e libri cartacei, quindi copertina flessibile e rigida. Un'altra cosa che fa questa piattaforma dà dei report dettagliati sulle vendite, e questo tipo di report è andato migliorando con il tempo. Io utilizzo la piattaforma da quasi un decennio e l'ho vista crescere, quindi è anche molto utile per far capire cosa sta vendendo, quanto lo vendete, per darvi un'immagine, una specie di snapshot su come sta andando il vostro business. Un'altra cosa che KDP fa e che altre piattaforme non fanno, non fanno così bene, è che fornisce strumenti promozionali di marketing che sono davvero utili per autore indipendente. Qui ne ho citati alcuni e non posso andare troppo nello specifico: Prime Reading, offerte del mese, offerte lampo, contenuti A+, tutte queste cose non sono disponibili in altri store. E inoltre dà la possibilità, avrete la possibilità di utilizzare Amazon Advertising, ovvero un tipo di pubblicità pay per click, cioè che pagate ogni volta che un cliente clicca sul vostro annuncio pubblicitario, che non è presente in altre piattaforme, che posso assicurarvi ha fatto davvero la fortuna di molti autori e aiuta molti autori anche sconosciuti ad essere scoperti. Se siete interessati a esplorare un pochino meglio questo tema, io vi segnalo che ho scritto un libro sull'argomento, Destinazione Amazon Ads, che vi spiega proprio l'importanza di questa piattaforma pubblicitaria, per quale motivo è utile per autori indipendenti anche che stanno iniziando, come è possibile aumentare la visibilità dei vostri libri grazie a questa risorsa. E do anche delle strategie che possono essere utili a seconda del vostro livello. Quindi, se siete interessate, trovate questo il link a questo libro nella descrizione del video. Inoltre, se non volete comprare il mio libro, vi do anche una risorsa gratuita. Si tratta di un altro video, in realtà è una serie di quattro video su Amazon Ads, che vi spiegano esattamente come utilizzarli. E parto da zero. Spiego cosa sono, quali sono le metriche, come utilizzarle al meglio. È praticamente quello che c'è, il contenuto del libro, solo che sono abbastanza lunghi e non hanno proprio tutte le informazioni che ho messo nel libro. Ma se siete interessati, potete trovare questa serie di video su come creare Amazon Ads sul mio canale di YouTube di Credi nella tua storia. Ora parliamo dei vantaggi del self-publishing. Una delle cose più importanti per gli autoeditori è il controllo completo sull'opera, che si rifà poi al secondo punto, che è quello di non dover chiedere permesso a nessuno quando prendete una decisione riguardante il vostro libro. E per moltissimi autori questa libertà è una componente fondamentale del loro percorso di self-publisher. Ci sono moltissimi, per esempio, autori che conosco non sono affatto contenti con la scelta che, per esempio, i loro autori tradizionali, che non sono contenti con molte scelte che il loro editore ha fatto, per esempio riguardante l'impaggiatura o la copertina. Tutte queste cose ricadono nelle vostre mani se decidete di autopubblicare il vostro libro. Un'altra cosa che attira molti scrittori che decidono per questa alternativa del self-publishing e i maggiori guadagni per copia venduta. Io non ho mai pubblicato in maniera tradizionale, ma so che solitamente il ricavato per copia venduta con un editore tradizionale è molto minore rispetto a un autoeditore. Quindi se il self-publisher guadagna come minimo il 35% su un ebook almeno, fino al 70% se lo vende a un certo tipo di prezzo, invece è, penso, difficile che un editore tradizionale vi dia più del 10%. Potrebbe ovviamente darvi anche un anticipo, quindi quello è importante, ma non è sempre vero, e dovrebbe, se è serio, dovrebbe darvi un anticipo e anche consistente se crede nel vostro lavoro. Però è vero che dal punto di vista di per copia venduta i guadagni in percentuale sono maggiori.
Mantenete i diritti di autore sulla vostra opera, il tipo di pubblicazione è anche più rapida, quindi potete prendere delle decisioni che influenzano ovviamente le fortune del vostro libro. Avete un contatto diretto con i vostri lettori, che non è sempre vero quando si tratta di un autore tradizionale. I self-publisher hanno bisogno ancora di più di un autore tradizionale di promuoversi, anche l'autore tradizionale ha bisogno, quindi nessuno è esulato da questo tipo di alternativa. Chiunque al giorno d'oggi, qualsiasi autore, deve autopromuoversi, però è importante considerare il contatto diretto con i lettori. Un autore indipendente è più probabile che abbia social media, un profilo sui social media, il suo sito internet, magari il suo podcast, il suo canale YouTube. È molto più avvezzo ad cercare il contatto con i suoi lettori. Altra cosa, il libro pubblicato in self-publishing non scade mai, quindi non va mai fuori stampa. Non è che qualcuno può toglierlo dagli scaffali virtuali, sta sempre lì. Quindi avete sempre la possibilità di essere, tra virgolette, scoperti. E poi un'altra cosa interessante è la possibilità di apportare modifiche molto velocemente. Non vi piace la copertina oppure la copertina non sta convertendo, potete provare un'altra copertina, magari in qualche giorno, oppure riscrivere la quarta di copertina in qualche ora o anche qualche minuto. Potete cambiare il prezzo per vedere se quello è un elemento che sta impedendo, diciamo così, al vostro libro di avere successo, oppure tutte queste cose o molte di più. Potete provare e fare molti più tentativi, molti più test. Cosa che ovviamente non può fare un autore tradizionale. Ora parliamo degli svantaggi del self-publishing. Ora, questa è una cosa che ho sottolineato, è una cosa che ripeto spesso. Il self-publishing non è una scelta di ripiego, ci vuole impegno e dedizione perché state in tutti i modi iniziando una vera e propria attività imprenditoriale. Io mi riferisco all'autore indipendente anche come un autore imprenditore. E qui vi parlo di alcuni di questi elementi. Qui nel primo punto parlo di responsabilità completa per la promozione. Questo è vero, ricade tutto sulle vostre spalle. Il vostro libro non è che viene scoperto dal nulla. Dovete fare qualcosa per dirigere traffico sulla pagina prodotto del vostro libro. Dovete fare qualcosa per mettere più occhi possibili sulla vostra opera, dipende da voi. Secondo punto, che molti autori che stanno iniziando non considerano, secondo me, abbastanza, è la curva di apprendimento, che è molto elevata. Qui scrivo: il self-publishing comprende dozzine di discipline. Alcune di queste sono la scrittura, il copywriting, il management. Quindi dovete saper dirigere una squadra di persone. L'editor, alfa reader, beta reader, il creatore della copertina, se avete uno street team, ci sono dozzine di elementi che dovete poi voi essere bravi a coordinare insieme per esempio il lancio del vostro libro, l'impaginazione, la pubblicazione stessa, la promozione del libro, contabilità, dovete capire quanto sta vendendo, dove state vendendo, vi serve un'abilità come Excel Spreadsheet è molto ma molto utile. Quindi self-publishing vuol dire fare diverse cose al tempo stesso e posso assicurarvi che non è facile. Io faccio self-publishing da oltre 10 anni e ho dovuto pian piano imparare molte cose su cui non ero familiare. Quindi non siete semplicemente uno scrittore, siete uno scrittore che fa anche il copywriter, il manager, la persona che impagina il libro, che si preoccupa della promozione, che deve capire ovviamente quanto dovrà pagare, quanto sta vendendo. Quindi ci sono davvero molte cose che un autore, uno scrittore che pensa a self-publishing come una miniera d'oro non sa oppure non gli hanno detto, ed è importante considerarla questa cosa qui. Un'altra cosa che solitamente non viene esplorata, perché si pensa al self-publishing come una cosa che magicamente vi fa diventare ricchi, basta che scaricate il vostro libro su una qualsiasi piattaforma, è l'investimento in termini di tempo, energie e di soldi. Io ho scritto poi inizialmente, ma in realtà se siete delle persone serie, e questa presentazione è per autoeditori che vogliono ovviamente vendere dei libri, dovrete impiegare queste risorse senza la certezza di avere un ritorno economico. Per questo ho parlato di attività e imprenditoriale.
voi potete iniziare il vostro percorso di self-publish e perdere soldi, tanti anche, se non sapete bene quello che state facendo. Quindi dovete informarvi e capire che cosa funziona prima di spendere troppi soldi in questa attività imprenditoriale. Molte persone, molti scrittori che si avvicinano a questa disciplina del self-publishing, questo mondo del self-publishing, vedono, leggono di storie di successo, non hanno idea che quell'autore che magari ha venduto 100.000 copie ha una storia di 5-6 anni in cui è stato nell'ombra, in cui ha speso magari 50.000 euro, ma questo non viene scritto ovviamente nel blog post o nella storia che vuole fare, nell'articolo di giornale magari che vuole fare sensazionalismo. Quarto punto, difficoltà nel raggiungere i lettori senza spendere. Prima ho parlato che uno dei vantaggi è quello del contatto potenziale diretto con i lettori, ma è difficile, è sempre più difficile raggiungere i lettori al giorno d'oggi. Qui scrivo PPC, cioè sarebbe pay per click, un altro modo per dire advertising, fare pubblicità. È sempre più difficile far aumentare la visibilità del vostro libro senza utilizzare lo strumento di pubblicità. Ora non sto a discutere su quale è il migliore, non ce n'è tempo, però è importante considerare che sì, ci sono modi per promuovere organicamente il vostro libro, specialmente se avete già una piattaforma online, però per un autore sconosciuto che sta iniziando è sempre più difficile senza l'ausilio di pubblicità online. Punto numero 5, concorrenza elevata, e specialmente in alcuni generi, scrivete romance o thriller, la possibilità di avere un guadagno molto elevato esiste, ma è anche vero che questo genere attira moltissimi altri autori, quindi la competizione ovviamente sarà più serrata. Per questo si sente come alternativa: cercate un pubblico di nicchia, magari ci sono di meno, ma c'è meno competizione da parte di altri autori. Questo ovviamente può essere una strada, però dovete stare attenti al tipo di decisione che fate. Non potete semplicemente scrivere un certo genere perché credete che venda se non avete gli elementi che vi permettono di scrivere in quel genere. E l'altro punto, che per alcuni autori può essere un grande no-no, quindi una cosa non buona, che di solito, questa è una cosa che è vista più che altro in un paese come l'Italia, il self-publishing ha meno prestigio tradizionale. Questa è una cosa che secondo me non ha più ragione di esistere. Qualche giorno fa un autore indipendente ha visto la sua serie di libri diventare una serie su Apple TV. C'è stato un certo film, forse avete sentito The Martian di Andy Weir, anche quello è stato pubblicato indipendentemente prima di essere ovviamente preso da editori tradizionali, 50 Shades of Grey. Ci sono talmente tanti casi. Questa cosa del prestigio è più una cosa in cui si rifugiano alcune persone che sono attaccate al tradizionale, però per alcuni è importante. Quindi voglio sottolinearla nei no, nei contro del self-publish, che specialmente in Italia è visto ancora con un po' di scetticismo questo self-publishing, specialmente se non avete successo, perché se cominciare a dire sì, sono self-publisher, ma ho vend appena venduto 10.000 copie del mio ultimo libro, allora lì sono gli editori tradizionali che vi fanno fare scouting, quindi un'altra ragione per dire questo non è più vero, però dovete considerare che c'è ancora questa specie di stigma del prestigio. Se tu pubblichi con un editore tradizionale sei un vero autore, se vai col self-publisher invece non lo sai, quindi dovete ovviamente essere a conoscenza di questa cosa qui e prendere ovviamente e fare le vostre scelte. Ora, conclusione di tutto quello di cui abbiamo parlato. Qui scrivo: con impegno, talento, una buona strategia di marketing e l'investimento di un capitale iniziale, quindi questa è una differenza che faccio con altri, non a zero spese. Molte persone mi diranno: self-publishing a zero spese può essere fatto. Secondo me, professionale non può essere fatto. Potete realizzare il sogno di diventare un autore pubblicato. Ancora una volta vi ricordo che questo è il primo episodio riguardante il self-publishing. Nel prossimo episodio andrò a indagare un pochino più a fondo alcune delle cose che ho toccato semplicemente in questa presentazione generica di cos'è il self-publishing e come funziona. Parlerò un pochino meglio di come scrivere per il mercato, come commissionare una copertina efficace, che cosa dire effettivamente al designer, come si fa una copertina efficace. E come mantenere una presenza online, per quale motivo è importante creare e coltivare una mailing list.
Per quale motivo, prima vi dicevo, la pubblicità è importante, ma effettivamente per quale motivo è importante davvero fare pubblicità al vostro libro? Tutte queste cose verranno indagate meglio nel prossimo video relativo ad avere successo con il self-publishing. Spero che questa presentazione vi sia stata utile. Grazie per avermi seguito e buona scrittura e pubblicazione. Ciao a tutti.